Covid, in Campania cambia il piano vaccinale. Arresti dei carabinieri nel clan Polverino. Disoccupati occupano il consiglio comunale. Nasce a Napoli l'area imprese BCC Napoli. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando dell'emergenza coronavirus. Cambia il piano vaccinale in Campania dopo le polemiche degli ultimi giorni tra il commissario Figliuolo e il presidente della regione Campania De Luca. Un cambio di marcia, si spera, nella nostra regione per far sì che entro giugno ci possa essere la stragrande maggioranza della popolazione con la doppia dose vaccinale. Un vaccino per ogni residente, tenendo conto di chi effettivamente vive in una determinata regione. Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, con una nuova ordinanza, cambia i criteri di distribuzione dei vaccini, che da domani si baseranno sulla popolazione residente. Vengono dunque accolte le richieste del governatore De Luca, che su questo punto ha ingaggiato una dura battaglia con il governo. Il presidente della regione sostiene che i criteri di distribuzione fin qui adottati hanno penalizzato la Campania, che in base al reale numero di residenti ha avuto 200.000 vaccini in meno. Con i nuovi criteri da domani le regole cambiano, si ritorna al criterio della redistribuzione tenendo conto della popolazione residente ma anche di quella assistita dai servizi sanitari locali. Chi vive in un'altra regione, ad esempio per motivi di studio o di lavoro, otterrà il vaccino lì solo se ha spostato il domicilio e il medico di famiglia. Intanto è cominciata nella sede dell'ASL Napoli 1 la distribuzione dei vaccini anche Pfizer ai medici di base che hanno aderito alla call regionale. Da oggi, infatti, 190 medici di famiglia napoletani che hanno aderito alla campagna vaccinale sono pronti a somministrare nel loro ambulatorio oppure a domicilio anche il vaccino Pfizer, che nel trasporto e nella consegna consentirà il rispetto della catena del freddo. Il primo carico di vaccini Johnson & Johnson invece sarebbe dovuto essere di 184.800 unità, parte delle quali destinate a essere in campagna il 16 aprile. La sospensione della somministrazione negli Stati Uniti ha però interrotto l'intero procedimento, con la casa farmaceutica che attraverso un comunicato ufficiale ha sottolineato il momentaneo stop alla distribuzione europea. Nella prima settimana di aprile in Campania il tasso di incidenza dei contagi da Covid calcolato su 100.000 residenti è sceso sotto la quota critica di 250. Se il dato di incidenza dovesse essere confermato in calo per la Campania, potrebbero schiudersi le porte dell'area arancione con solo qualche residua incertezza. E una serie di arresti sono stati messi a segno questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, manetta uomini dei Polverino. Stava realizzando un complesso immobiliare nel cuore di Napoli. La società intestata a un prestanome, ma riconducibile a due persone ritenute espressione imprenditoriale del clan Polverino Nuvoletta, sequestrata oggi dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla DDA nella zona di Montesanto. In assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, nel cantiere a cui sono stati apposti i sigilli erano in corso i lavori per la costruzione di 12 mini appartamenti su due livelli per un'estensione complessiva di circa 800 metri quadrati, un progetto da circa 3 milioni di euro. L'impresa, è emerso dalle indagini, tra il 2018 e il 2019 aveva avuto commesse per circa 400.000 euro nella stessa zona. Oltre alla società, è stato sequestrato anche tutto il suo assetto patrimoniale, del valore di circa 100.000 euro. A Marano, in provincia di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Napoli su richiesta della Procura Antimafia, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato le tre persone coinvolte. Per due è stato disposto il carcere e per uno i domiciliari. Sono accusati di trasferimento fraudolento di beni aggravato dal metodo mafioso. Oggi hanno occupato il Consiglio Comunale di Napoli e venerdì sposteranno la protesta a Roma i disoccupati della sigla 7 novembre. Chiedono da tempo di essere integrati in servizi di pubblica utilità. Hanno coinvolto anche il Ministro del Lavoro, che ha sì dato l'ok, ma investendo gli enti locali del ruolo di attuatori dei progetti per l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lungo corso. E gli enti locali, Regione, Comune e Città Metropolitana di Napoli latitano, denunciano i manifestanti che hanno fatto irruzione nel Palazzo della Stise Cittadina. L'irruzione è semplicemente non un'irruzione.
occupazione, ma una sorta di occupazione. Non sono proteste di denuncia. Stanno facendo il gioco delle tre carte. Il comune la passa la palla alla regione la passa al ministero, il ministero la passa alla prefettura. Tantomeno siamo stati direttamente dal prefetto Marco Valentini, il quale si è preso carico, ha contattato il ministero. Ma ad oggi non si seguono ancora tutti quanti insieme. Se a dicembre il Consiglio Comunale dà piena disponibilità, fa uscire un documento ufficiale dal Consiglio Comunale in quella giornata stessa, sottoscritta da tutti i capi partiti del Consiglio, non un partito, tutti. Perché lavarsi le mani così? Durante l'occupazione un vigile urbano è rimasto ferito e sono stati necessari i soccorsi, così come per un senza lavoro che ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il manifestante nel vicino pronto soccorso. E a Napoli, all'angolo tra via Cervantes e via San Giacomo, nasce la nuova area imprese della BCC Napoli, 500 metri quadrati di uffici, all'interno dei quali ci saranno anche una sala conferenze e una sala convegni. Un nuovo punto d'ascolto per la città, queste le parole del presidente Amedeo Manzo. Inaugurata questa mattina in via Cervantes la nuova area imprese della BCC Napoli, 500 metri quadrati all'interno dei quali sono stati dislocati gli uffici finanza ordinaria e straordinaria, ufficio leasing, finanza agevolata e il factoring. Uno sportello innovativo, tecnologico, aperto alla città in una delle piazze più importanti di Napoli. A gestirlo Vincenzo Cioffi, direttore generale BCC Napoli. I servizi saranno quelli a 360 gradi nell'ambito comunque della concessione del credito. Ci saranno servizi di leasing, di factoring, finanza agevolata, finanza strutturale, tutto ciò che concerne comunque la possibilità del nostro istituto nel sostenere il territorio in questo momento comunque così difficile. All'interno della nuova area imprese è possibile ritrovare anche una tecnologica sala conferenze e una sala destinata alle riunioni. Dopo l'apertura dello sportello di Chiaia, un altro nuovo punto di ascolto delle esigenze della città. Soddisfatto, il presidente Amedeo Manzo precisa. Un concetto nuovo dove l'investimento della banca ha due direttrici. Uno temporale, durante il Covid. Mentre tutti abbandonano la nave, BCC Napoli decide di investire sulla propria città. E come ci investe? Ci investe con una struttura digitale, innovativa, avanzata, ma soprattutto facile per potervi accedere. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.